Bentornati a Overtime Sport Hall, prendiamo la linea da Giuseppe Capuano e ci tuffiamo in quello che è il mondo degli altri sport visti da noi da Telegolfo. Partiamo con il basket di Serie B, andiamo a vedere subito i risultati. Si ferma il basket Scauri dopo alcune vittorie, si ferma contro il Catanzaro che passa per 94-65 al Pala Borrelli. Nel resto della giornata vediamo spicca il risultato del Palestrina 119-77 sul Maddaloni, si ferma Valmontone battuto da Cefalù per 75-68 e continua la marcia invece il Napoli per 77-53 contro la Stella Azzurra Viterbo. Andiamo a vedere prima della classifica e del prossimo turno il servizio realizzato proprio di Basket Scauri Catanzaro da Giuseppe Capuano e da Tiziana Palombi. Coach Sabatino, è uno Scauri che chiude scivolando contro il Catanzaro. Una sconfitta che è più pesante forse nell'orgoglio dello Scauri che per quello che in realtà è il punteggio. Innanzitutto io chiedo scusa perché io alleno questa squadra, io metto la faccia e se succedono certe cose probabilmente è anche colpa mia, per cui le mie scuse sono personali alla società, ai tifosi e alla gente che vive di basket. Una scivolata ci può stare, perché ci può stare. Noi abbiamo commesso degli errori che nemmeno le squadre giovanili fanno. Quando abbiamo un 12 su 25 mi sembra da sotto, non puoi, da sotto, no da fuori, 16 da fuori, non puoi vincere le partite. Siamo stati molli di testa, molli in difesa, siamo stati presuntuosi, abbiamo pensato di risolvere la partita dopo 3 secondi, dopo 2-3 passaggi e questo purtroppo non accade. Adesso vediamo, ci attende un cammino in salita, un cammino difficile perché abbiamo Valmontone, poi Palestrina, poi, però questo è lo sport, togliamo i sogni di gloria dei playoff e pensiamo a salvarci, che è la cosa migliore, e per salvarci bisogna che qualcuno dei miei giocatori inizi a sputare sangue. Uno Scauri che si sta allenando in maniera rimaneggiata, è uno Scauri che adesso ha tempo fino al 28 febbraio per fare un po' i conti e cercare qualcosa, perché purtroppo si è vista anche l'assenza di giocatori. Sì, questo è vero, però naturalmente comprare per comprare non serve, cioè se la società deve spendere i soldi è giusto che li spenda in maniera consona e adatta, perché non è che compriamo un giocatore e ci sta bene, bisogna anche coinvolgere e vedere il giocatore in che situazione viene messo, per cui cerchiamo di stare calmi, di stare tranquilli, però cerchiamo di metterci la faccia, l'orgoglio e quello che possiamo fare, insomma. Con questa sconfitta il Basket Scauri resta a 16 punti nella parte, lo vediamo ancora nella parte sinistra della classifica insieme con Cefalù, Teramo e Catanzaro. Basket Scauri e Teramo che hanno una partita da recuperare. In vetta ancora il Napoli a 32 punti, Valmontone e Palestrina subito dopo. Non cambia molto la posizione per quanto riguarda il Basket Scauri che rimane in zona ancora a 16 punti. Nel prossimo turno, che andiamo subito a vedere con l'aiuto della nostra grafica, il Basket Scauri dovrà viaggiare in quel di Valmontone, una gara sicuramente difficile, un banco di prova difficile per i ragazzi di coach Sabatino che dovranno dimostrare di aver superato la sconfitta di questo fine settimana che va considerata un
un passaggio a vuoto e speriamo che invece la squadra si possa recuperare rapidamente. Scendiamo in Serie C Gold, dove continua il cammino vittorioso del Meta Formia Basketball, che in quel di Roma contro la PDB Roma si aggiudica il match per 69-55 e raggiunge al terzo posto l'Oasi di Cufra Fondi, che nella scorsa settimana è stata fermata dalla squadra di Civitavecchia. Andiamo a vedere la classifica, appunto, che racconta che la squadra di coach Di Rocco si trova lì al terzo posto, un ottimo risultato per questa stagione, la prima stagione nella Serie C Gold da parte del Meta Formia Basketball, che andrà anche a giocare la Final Four di Coppa Lazio, e si trova lì a 22 punti, a pari punti con il Fondi, e a 4 lunghezze dalla Tiber e a 6 dal Civitavecchia. Nel prossimo turno i formiani del Meta ospiteranno Anzio per continuare il loro percorso nel campionato di Serie C Gold. Scendendo ancora di categoria, passiamo alla Serie C Silver, con una sconfitta per un punto per il Basket Serapo, 68-69 contro la Sun Basket Roma, una sconfitta che comunque non pregiudica il cammino verso i playoff per quanto riguarda la squadra di coach Imparato, anche se è una squadra che comunque sicuramente alterna delle ottime prestazioni, come abbiamo visto in casa della capolista contro il Frassati, e ha delle prestazioni che lasciano un attimo qualche dubbio. Però è una squadra comunque sia che sta raggiungendo il primo risultato, il primo obiettivo di questo campionato. In classifica il Basket Serapo è a 14 punti, a 2 dal Bracciano, mentre in vetta a 22 punti abbiamo il Frassati, seguito dal Fonte Roma, Vignavia e Bracciano. Nel prossimo turno il Basket Scauri avrà uno scontro diretto con il St. Charles in trasferta e poi avrà l'ultima gara in casa contro il Vigna Pia. Passiamo dal palazzetto del basket a quello di pallamano. Si è giocato il derby Gaeta Fondi e il Gaeta si è aggiudicato il derby per 25-24 in una gara emozionante tirata fino alla fine, dove i ragazzi di coach Bettini, guidati in panchina da Salvatore Medina per indisponibilità dell'allenatore di Paolo Bettini, che era fuori per impegni personali, si sono aggiudicati il match e hanno finalmente mosso la classifica. Andiamo a sentire le interviste e poi vediamo la classifica il prossimo turno. Mister De Santis, il Gaeta porta a casa il derby, cosa è mancato al suo Fondi? Tutto, abbiamo giocato una partita veramente brutta, il Gaeta ha meritato di vincere sotto tutti gli aspetti, ha messo l'aggressività che ci vuole in queste partite, il dinamismo, ha dato tutto e ha vinto meritatamente. Noi abbiamo fatto anche troppo, perdere di uno forse non è nemmeno giusto per quello che ci riguarda. Onore al Gaeta per quello che ha fatto e noi lavoreremo in settimana, perché non questo atteggiamento, queste partite non possono capitare. Con tutto il rispetto per il Gaeta, oggi il Gaeta ha fatto un capolavoro e noi non ci possiamo permettere di giocare in questo modo, sotto ritmo, senza aggressività, non abbiamo giocato in difesa, in attacco troppo lenti e prevedibili, e siamo andati totalmente in pallone. Questo è un atteggiamento che deve cambiare se vogliamo andare avanti, perché altrimenti questa sarà la prima di tante altre. Da girone a girone, all'andata le due squadre si presentarono con una classifica abbastanza deficitaria, poi il Fondi trovò quei punti importanti che l'ha portata in quarta posizione. Adesso cosa bisogna fare? Stringerci, chiudere il gruppo, lavorare a testa bassa e riscattarci già da sabato prossimo. Io l'unica medicina che conosco è il lavoro. Dobbiamo essere umili, ritornare a essere quella squadra operaia che si butta su ogni palla, giocare in difesa in modo aggressivo, più compatto, aiutare il portiere e giocare una pallamano un po' più veloce. Questo dobbiamo farlo, ma dobbiamo farlo iniziando da lunedì, a lavorare. Il livello di questo girone, secondo Mister De Santis?
Ma il livello è abbastanza buono, secondo me è cresciuto negli anni e sta crescendo anche in questa seconda parte. Ci sono nuove squadre che sono molto buone, come il Noci, il Valentino Ferrara, che sono salite e stanno facendo molto bene. A pensare che il Gaeta è penultima, ma non si direbbe, perché insomma è una squadra di tutto rispetto, ha vinto con il Fondi, con il Siracusa, squadre che insomma stanno nei playoff per adesso. E noi non so se ci rimarremo per adesso, non, forse come punti ci manevo, ma giocando così sicuramente no. E per cui il livello è molto buono. Dicono che il girone C non è, tecnicamente non è valido. Io sfido poi le squadre del CN del nord di venire in questi campi, andare giù e giocare a palla a mano. Forse sarà un po' meno tecnico, e qui ho i miei dubbi, però sicuramente è molto valido. Andrea De Tommaso, forse non potevi chiedere un ritorno in campo migliore di quello di questa sera? È stata veramente una bella vittoria, perché diciamo eravamo partiti un po' così durante la settimana, il tempo non ci ha aiutato, il campo a Gaeta non era dei migliori, però è stata una bellissima vittoria e quando è sofferta è ancora più bella. Si vince il derby, si vince in casa a Fondi, tra virgolette in casa, e soprattutto si vince con un gruppo che nei festeggiamenti finali ha dimostrato proprio quello che serviva, il volersi riprendere e festeggiare insieme, essere gruppo praticamente. Diciamo che oggi è stato anche proprio il gruppo, la forza è stato il gruppo, che nessuno ha giocato individuale, ci siamo aiutati tutti, c'era lo spirito di squadra e quindi ci ha portato alla vittoria, come così contro il Siracusa ha fatto la differenza. Prossima gara è insidiosa, ma la classifica dice che il Gaeta è salito a 9 punti e che può insidiare il Benevento. Sì, noi diciamo che piano piano stiamo ritornando ad essere un vero team, una vera squadra, quindi speriamo il meglio per la partita. Per Paolo Matarazzo basta un punto per vincere, un solo punto di differenza, anche se ai punti il Gaeta ha dimostrato molto di più questa sera. Un gol e questa volta è andata bene a noi, anche se mancato poco che la perdevamo, a 2 minuti alla fine vincevamo di 2, però devo fare un plauso ai ragazzi che oggi hanno giocato veramente bene. Gaeta aveva bisogno di una vittoria, ma aveva bisogno di una vittoria di gruppo come è stata quella di stasera, perché i festeggiamenti finali dimostrano che è un gruppo che vuole tornare a vincere e a divertirsi. Ma io l'avevo detto a gennaio quando ne abbiamo parlato, questa squadra tecnicamente è abbastanza buona, cioè è una buona squadra. Era strano che non avesse fatto vittorie e che avesse fatto un filotto di sconfitte consecutive. È bastato riuscire a ricreare il gruppo. Paolo Bettina ha lavorato anche psicologicamente su questa parte, in questa settimana non c'è stato, e Medina l'ha sostituito egregiamente, e siamo riusciti a tirare fuori il carattere che stranamente nelle partite del girone d'andata non avevo visto. So che preferite Pontinia come palazzetto di casa, ma questa sera quello di Fondi non ha portato male. Io personalmente preferirei Fondi, è più vicino a Gaeta, è più caldo, è più bello, è più accogliente, però devo dire la verità, ringraziamo anche Pontinia che ci ospita. Preferiremo giocare a Formia, ma ci sono dei problemi, quindi quest'anno stiamo facendo un po' di peripezie, stiamo giocando nei 4 cantoni, 3, per adesso ne abbiamo fatti 3 e quindi vediamo di... Manca... Quindi ringraziamo anche la squadra del Fondi che si è messa a disposizione facendoci giocare qui, perché abbiamo avuto problemi a giocare a Pontinia. E quindi se il campo di Fondi porta fortuna, magari le prossime partite veniamo a giocare qui. Staremo a vedere, ma adesso c'è da insidiare Benevento, perché il Gaeta è salito a 9 punti e Benevento è lì a 12, ovviamente dobbiamo vedere cosa ha fatto in questa giornata, ma la prossima gara è una gara abbastanza importante. Sì, non voglio sbilanciarmi, perché già nel girone d'andata ci eravamo sbilanciati dicendo che questa squadra era una buona squadra, e poi abbiamo infilato una serie di sconfitte meritate, perché le abbiamo subite. Però io penso che con un metodo di allenamento diverso, con Paolo che conosce perfettamente tutta la squadra, Paolo e Medina, io penso che questa squadra possa togliersi delle soddisfazioni nella parte finale del girone di ritorno e nei play-out che andremo sicuramente a giocare. È una Luporocco sicuramente rivitalizzata dalla cura Bettini e dalla guida di Salvatore Medina, che ha messo in campo la grinta di cui è capace, e i ragazzi sono riusciti a portare a loro favore il match che è il match più atteso di tutto il campionato. Con questa vittoria la squadra del presidente De Tommaso sale a 9 punti. Si trova ancora nella parte bassa, bassissima della classifica, ma è una squadra che comunque ha dimostrato di poter giocare anche con squadre più, non dico quotate, ma comunque che hanno un rendimento maggiore. Adesso vedremo il banco di prova
della Lupo Rocco sarà proprio la prossima settimana, perché come adesso vedremo con con l'aiuto della nostra grafica, il Gaeta volerà in quel di Fasano, quindi andrà in casa dei campioni d'Italia, che nello scorso weekend sono stati battuti dall'Accademia Conversano, e quindi questa è la notizia, diciamo, del giorno per quanto riguarda il campionato di pallamano, la prima sconfitta in questo campionato da parte della Junior Fasano. Vediamo infatti il risultato, 31-26 per l'Accademia Conversano. Nelle ultime notizie del nostro programma sportivo parliamo di volley, torna in vetta al campionato di Serie C femminile Girone B la Marzocchi Fondi. La squadra fondana tra le mura amiche del palazzetto di Via Mola Santa Maria lotta e soffre contro lo Sport Team 2012, aggiudicandosi il match al quarto set dopo aver perso il primo set per 23-25 e dopo aver vinto il quarto set ai vantaggi 26-24. Le ragazze fondane approfittano dello stop della ex capolista, la polisportiva Cali Roma 12, per balzare in testa alla classifica del girone e distanziare la seconda di 2 punti. Per quanto riguarda una notizia di scherma, sfiora l'impresa la giovanissima atleta del club Scherma Formia Erika Conte a Foligno durante le gare di qualificazione del campionato nazionale Open. La schermitrice, che ottiene il miglior piazzamento tra i portacolori del club formiano, si ferma al 21esimo posto, un gradino sotto l'ultimo posto per la qualificazione della gara nazionale. È un risultato che lascia un po' di amaro in bocca, ma al tempo stesso dimostra la grande capacità degli atleti dello storico club formiano, che riescono a ottenere sempre degli ottimi risultati sia in campo nazionale che in campo internazionale. E per quanto riguarda l'ultima notizia, parliamo di atletica leggera, è stato un successo per la Gaeta Formia 10 km, la gara podistica che si è svolta la scorsa domenica l'altro ieri, con partenza dallo storico quartiere di Gaeta Medievale per giungere al porticciolo Caposele di Formia. Oltre 1100 partecipanti per una gara che sta diventando sempre più un punto di riferimento per il podismo pontino, che ha visto trionfare anche quest'anno Hamid Kadiri della podistica Il Laghetto. La prima tra le donne è stata Janat Anan, sempre della podistica Il Laghetto, e mentre per quanto riguarda le società sportive la vittoria se l'è aggiudicata la Amatori Marathon Frattese. Questa era la nostra ultima notizia per questa settimana, vi lasciamo con i programmi della rete su RTG Telegolfo e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.